naturalmente arrivati tutti i tweet di tutte le forze politiche con la solidarietà all'America e le parole, insomma, che naturalmente rivolte all'attacco alla democrazia. È arrivato anche il tweet di Salvini, però c'è da dire, e adesso lo affronteremo anche con il Movimento 5 Stelle, che Trump, sia nel Conte 1 che nel Conte 2, da due protagonisti diversi come Conte e come Salvini, come dire, è stato molto sostenuto, è sostenuto. Qual è la sua opinione su quello che è accaduto? Diciamo che sono due aspetti abbastanza diversi. Un conto è l'azione politica e quello che ha rappresentato Trump in questi anni, pur con tutti i limiti, quindi lo dico a livello personale, proprio del personaggio, che è sicuramente abbastanza particolare. Però quello che ha rappresentato e che rappresenta ancora, non dimentichiamolo, in metà dei cittadini, almeno dei cittadini americani, cioè la rivalsa, come dire, di un certo mondo rispetto alla modernità imposta dalla globalizzazione, insieme a tante altre cose che poi, se abbiamo tempo, magari approfondiamo, che è quindi quello che è il messaggio profondo che assolutamente abbiamo condiviso e condividiamo di questa fase, diciamo, storica americana. Altra cosa è quello che abbiamo visto ieri, nel senso che nessuno di noi, certo, per dire, può neanche lontanamente pensare che le cose in un sistema democratico, in un paese occidentale democratico, si possano fare in questo modo. Peraltro, anche se qualche giustificazione proprio tecnica è stata data, quello che mi ha un po' sorpreso è il fatto che possa essere accaduto, nel senso che, voglio dire, mi aspettavo come minimo, visto che comunque era nell'aria la manifestazione, anche se non con questi sviluppi, che ci fosse un minimo, come dire, di cordone più consistente tra l'esterno e l'interno del Parlamento americano, del Congresso e del Senato, mi sembra veramente il minimo sindacale. Quindi anche il fatto che sia andato oltre quello che doveva essere un limite ragionevole è abbastanza sorprendente. Detta questa cosa, e non volendo assolutamente ovviamente difendere l'indifendibile, però quello che si prospetta è, da una parte, credo, da un punto di vista puramente tra virgolette tecnico-democratico, il fatto che comunque la cosa in pochi giorni verrà assolutamente ricomposta e le cose andranno come devono andare. Dall'altra, però, quello che resta è non solo un paese come gli Stati Uniti, ovviamente fondamentale nella geopolitica del mondo, profondamente diviso, ma anche un qualcosa che tutti noi occidentali dobbiamo affrontare, perché questa nuova presidenza americana bisognerà capire come si porrà nei confronti dei veri problemi che ci aspettano. E quindi, voglio dire, la globalizzazione, che da un punto di vista economico va in una certa direzione proprio per questioni numeriche, diciamo, le nuove potenze hanno un numero di abitanti esorbitante rispetto ai nostri, che però hanno parallelamente uno sviluppo economico enorme e uno sviluppo democratico inesistente. Quindi veramente il rischio dei prossimi decenni è quello di capire come noi, tra virgolette, occidentali, che abbiamo comunque basi ideologiche democratiche ben solide, potremo difenderci rispetto a questa, come dire, proprio nuova geografia del mondo che si sta in qualche modo componendo. E in questo senso è ovvio che gli Stati Uniti sono fondamentali, nel senso che se le prossime presidenze americane riusciranno a tenere certe posizioni, tutto il mondo occidentale potrà avere un certo tipo di forza nei confronti del resto. E se invece ci saranno segnali diversi o addirittura una certa debolezza di fondo, è un qualcosa che anche noi, voglio dire, europei, dovremo profondamente considerare e valutare. Oh, naturalmente, come ha fatto notare anche lei, l'apparato di sicurezza ha lasciato un po' a desiderare, tant'è che vi ho detto si è dimesso il vice consigliere della sicurezza nazionale, ma CNN sta dicendo che diversi altri alti funzionari, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale e il vice capo di gabinetto, stanno valutando le dimissioni. Tra l'altro, appunto, c'era questa manifestazione prevista, ma forse bisognava pensare che anche che le armi in America circolano come noccioline e quindi un attimo di attenzione in più. Galli, ma secondo lei Trump deve uscire di scena oppure vorreste, insomma, vederlo ancora in qualche modo protagonista della scena politica?
Sì, intanto una piccolissima chiosa proprio quasi tecnica, però io da parte dei manifestanti non ho visto persone armate o roba del genere, quindi quando mi riferivo prima che effettivamente mi ha sorpreso un po' la questione, è che voglio dire, con un minimo di cordone in più, voglio dire, non sarebbe successo nulla. Una volta che poi le persone sono entrate, immagino che dopo si sia stato, come dire, un susseguirsi di avvenimenti che si sono autoalimentati. Detta questa cosa, riprendo un po' quello che dicevo prima. Trump, diciamo, questa dal mio punto di vista, ovviamente, per quello che può valere, ha ovviamente una doppia personalità. Da una parte l'uomo politico, tra virgolette, repubblicano, perché anche lì è un po' particolare, che comunque ha portato avanti un certo tipo di idee politiche, forse un po' sottovalutate, che credo che negli anni, proprio anche in rapporto a quello che farà il nuovo presidente Biden, probabilmente verranno, non dico rivalutate, ma sicuramente riconsiderate. E dall'altro il personaggio proprio, come dire, la persona fisica, che ovviamente ha le sue caratteristiche particolari. Quindi io credo che lui, passati questi giorni, che comunque avranno ancora, immagino, qualche fibrillazione, ma che inevitabilmente andranno verso la direzione che necessariamente devono perseguire, comunque, voglio dire, vorrà assolutamente rimanere sulla scena, anche in parte per le cose che sono state anticipate dai suoi ospiti. Dall'altra, però, proprio ragionavo in queste ore sulle cose che si stanno dicendo e tutto, è anche possibile, dal mio punto di vista, che veramente voglia fare una sorta di area politica a sé, e che quindi nei prossimi anni, se da parte del Partito Repubblicano ci sarà una sorta, come dire, di tentativo di emarginazione soft di Trump, non è escluso che lui, per dire, prenda la parte più vicina a lui da un punto di vista ideologico dei suoi elettori e faccia qualcosa di totalmente diverso. E in questo senso, diciamo, per il Partito Repubblicano nel suo complesso diventerebbe sicuramente un problema. Quello che vedo difficilmente, a meno che succeda qualcosa di imprevedibile in questo momento, e che passate queste settimane Trump si faccia da parte e di lui non se ne parli più. Ecco, questo credo l'unica cosa abbastanza poco probabile. Allora, Provenza, specchio, però arriviamo.